sì, sono mancate, si è mancato un po' di fortuna e non le occasioni. Non sono d'accordo con lei, non è la fortuna che è mancata, i ragazzi si sono impegnati sempre, la fortuna va cercata, quindi quando si arriva a segnare è perché ci sta lì davanti, quindi no, non è fortuna, la Roma merita e meriterebbe di stare ancora più su veramente. Si lotta ancora, Presidente? Guardi, io difficilmente amo fare polemica e non voglio destare sospetti. Sicuramente posso dire che una conduzione inadeguata per l'importanza della partita e per come è stata gestita. Ripeto, non mi piace fare polemica, però no, questo occorrono persone preparate, professionali, soprattutto perché l'errore umano è comprensibile, ma insomma si vedono delle cose e ripeto, non è il fatto di che sto commentando a caldo la partita, perché io ho un carattere piuttosto pacato anche nei post partita, però non sono per niente soddisfatta, soprattutto sono delusa perché, per questa città, per questi tifosi, perché bisogna saper accettare di perdere sicuramente, però dispiace perdere così. L'importante è andare avanti, non mollare, perché la Roma non deve mollare, i ragazzi non molleranno, soprattutto per i nostri tifosi. Quindi ci crede ancora, Presidente? L'arbitraggio. Ci crede ancora, Presidente? Ma guardi, il recupero, un rigore non dato, ora poi sono episodi che non voglio, su cui non voglio destare assolutamente né dubbi né sospetti, perché ripeto, non è questo. Considero sempre l'errore umano, però sicuramente una conduzione inadeguata, questo sicuramente, e mi dispiace perché era una partita che meritava di essere giocata in maniera differente, anche se ripeto un grazie ai ragazzi e un complimento alla Sampdoria, perché io ripeto, so essere sportivo. Comunque dal suo volto, dottoressa, c'è una grande delusione, no? Le sono chiedendo ancora se c'è tanta delusione, se prova tanta delusione. Una botta, un arresto che nessuno si attendeva. Ma dispiace sicuramente la sconfitta, non bisogna fermarsi, bisogna andare avanti, bisogna continuare a vincere, mancano 3 partite, per cui i ragazzi meritano di finire alla grande questo campionato e soprattutto i nostri tifosi, per cui bisogna andare avanti, sarà una delusione che durerà qualche giorno, ma bisogna ricominciare e combattere con la tenacia di sempre. Presidente, bisognerà tifare Lazio domenica. Presidente. Sì signora, mi scusi. Bisognerà tifare Lazio domenica. Io tifo sempre solo la Roma, generalmente penso che la Roma è artefice del suo destino, quindi noi continuiamo ad andare avanti nello stesso modo. Okay, grazie. Ha preso i ringraziamenti il presidente Rosella Sensi, polemica nei confronti degli altri.